sera, eh, ospite di questa, chiamiamola trasmissione, il presidente del Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi, con il quale iniziamo subito a parlare, siamo a Roma, quindi dobbiamo affrontare subito il problema romano. Nel 2008, quando Alemanno è stato eletto sindaco, la prima cosa che ha fatto è trovato un buco di bilancio di 12 miliardi 280 milioni, una cifra naturalmente che derivava da tutta una serie di... Eh, somme del passato, c'era qualcosa che forse eh, era stato messo come riscuotibile, qualche debito, qualche credito che invece probabilmente non sarebbe andato a buon fine, eh, le metropolitane e così via. La prima cosa che eh, Alemano qui ha dovuto parlare e lei quando era Presidente del Consiglio in quel periodo l'ha aiutato perché altrimenti, ha detto Alemano, non sarebbe riuscito nemmeno a pagargli i stipendi, ma questo debito comunque ha condizionato tutta l'attività del, della Giunta Alemanno in questi cinque anni. Alcuni provvedimenti sono importanti perché poi è giusto che l'opinione pubblica sappia che ha diminuito del 91% le consulenze che venivano pagate dalla Giunta precedente, il 79% di riduzione delle emissioni che normalmente vengono pagate dal Comune e per quanto riguarda le auto blu sono state quasi completamente azzerate il, il parco auto. Con tutto questo è riuscito a mantenere alcune spese per il sociale, cito soltanto un esempio, 155 milioni in più di euro in più per le spese di carattere sociale, per Ci sono le fasce, anche e insieme e altre cose che forse i romani non sanno, ma per esempio l'assistenza a domicilio è passata da 30.000 persone assistite a 45.000 persone assistite, Ecco, ma sono leggendo tutti i risultati e confrontati questi risultati con le precedenti amministrazioni di sinistra, ci sono dei numeri veramente allucinanti e devo dire che c'è un miglioramento globale, no? globale per il numero dei turisti che sono venuti a Roma, città dell'accoglienza, con un 27% di più. Città più il record di 33 milioni, poi abbiamo avuto certo, certo, 33 cosa. milioni di, di presenze. Cosa. Lei citava le auto, non è poco, 5 milioni di risparmio solo sulle auto blu. E il tutto ha fatto con una opposizione terribile, perché sono state migliaia e migliaia le delibere bocciate in Consiglio regionale. Ci sono state addirittura più di 200 delibere bocciate che riguardavano opere importanti per tutta la città e che l'ambientalismo, direi, di una sinistra estrema che considera delle catastrofi le opere pubbliche è stato un fatto molto negativo che ha influito sulle decisioni della Giunta Alemanno. Le vorrei ricordare, visto che stiamo dicendo le cose buone che ha fatto la giunta e la gestione di eh, Alemanno, eh, le ultime due decisioni della giunta, quella di non far pagare l'Imu alle, alle prime case e credo che sia una decisione fantastica, e l'altra di avere detto basta al rapporto con Equitalia e di avere dato a una nuova società comunale il compito di riscuotere i tributi, le multe, eccetera. E questo credo che sia qualcosa di cui tutti i romani dovrebbero essere lieti, perché i sistemi di riscossione di Equitalia siano rivelati veramente, eh, come dire, da Stato, da comune nemico dei cittadini. E questo non funziona assolutamente. Ecco, io credo che da questo punto di vista c'è da sottolineare il fatto che quando, come lei ha ricordato, Alemanno è arrivato a prendere in mano la macchina comunale i bilanci, non c'erano soltanto i buchi nel bilancio, c'erano i buchi nelle strade, le periferie erano state abbandonate e l'opera di Alemanno che si è sgranata in cinque anni, per i primi due anni, è stata proprio quella di andare a ricorrere ai guasti che erano stati lasciati. E poi di impostare dei progetti nuovi, delle politiche nuove. Poi si è trovato di fronte a un'opposizione, per esempio, lui mi ha parlato della necessità di ampliare l'aeroporto di Fiumicino, del polo turistico Fiumicino-Ostia che bisogna assolutamente fare. Ho visto un bellissimo progetto. Che il mi secondo sta... polo turistico. Sì, il secondo polo turistico con un, un progetto, devo dire, veramente eh, molto impressive, molto, che mi ha colpito molto positivamente. E poi eh, tutta una serie di altre cose. Che eh, anche nel TAR hanno trovato uno stop. Quindi io mi immagino un nuovo sindaco, ove arrivasse ad essere eletto sindaco in questa seconda tornata elettorale l'attuale candidato della sinistra, che è magari un bravuomo, anzi sicuramente un bravuomo, che però non ha mai amministrato neppure un condominio e che non conosce nulla dei problemi di Roma e della vita dei cittadini romani e credo che impiegherebbe almeno due anni per potersi rendere conto di quel che c'è da fare. Prima di fare bisogna rendersi conto di quel che è necessario ed è giusto fare. Quindi sarebbe veramente una cosa assurda buttare via, buttare fuori dalla finestra l'esperienza che Alemanno ha maturato in questi cinque anni di sindacatura per Dare il via a chi non sa. Mentre invece con una continuazione della sindacatura di Alemanno per cinque anni tutte le cose iniziate potrebbero essere confermate e proseguite e Alemanno conosce ormai benissimo la macchina comunale, che è una macchina molto difficile e sa dove mettere le mani e sa quali sono i problemi e qual è la gerarchia dei problemi. C'è una cosa su cui voglio attirare la sua attenzione. Ed è quella sulla sicurezza. Roma è diventata una città più sicura perché eh, i reati in generale sono scesi del 15%, le rapine del 26-27% in cinque anni. Ma soprattutto eh, bisogna ricordare ai cittadini romani che Alemanno ha trovato un fermo quando voleva intervenire sulla prostituzione nelle strade. Ha provveduto a multare, eccetera, quando, quando è andato a, a, a cercare di allontanare i, i centri sociali, nell'allontanamento eh, di immigrati, di, eh, eh, ha avuto il più 80% rispetto ai, alle precedenti amministrazioni. Ma questi sono compiti che spettano allo Stato attraverso il Ministero degli Interni. E allora vorrei lanciare questo messaggio. Ne ho parlato con Angelino Alfano, nostro bravissimo eh, esponente e io credo che sarà un ottimo ministro degli interni e con Gianni Alemanno. E Alfano si è impegnato sia per quanto riguarda l'istituzione del carabiniere e del poliziotto di quartiere. Io, io ce l'ho qui perché avendo una discreta conoscenza di quel che succede nelle città inglesi, i miei figli stanno studiando e lavorando ancora lì, il poliziotto di quartiere è fondamentale. Quando si parla con degli inglesi e gli si dice che in Italia, nelle nostre città, non c'è un poliziotto di quartiere, sgranano gli occhi, ti guardano stupiti e non ci credono, ma come fate a garantire la sicurezza? Perché il poliziotto di quartiere conosce tutto di tutte le famiglie, può chiamare un padre e dire: Guarda che tuo figlio sta frequentando una compagnia che non funziona, ma la sua, eh, sola, anche la sola presenza allontana i malintenzionati. Quindi io ci credo in questa cosa e con Alemanno e, e con eh, Angelino Alfano io credo che si potrà mettere in atto eh, in maniera assolutamente numerosa eh, questa istituzione. L'altra cosa da fare è utilizzare ancora i militari per i controlli delle periferie. Tra l'altro i militari sono felicissimi di farlo, perché invece di restare chiusi in caserma, sono felici di potersi rendere utili in un periodo che non è di guerra, di un loro impiego sul fronte. Quindi anche questo è qualche cosa che io penso debba e si possa fare e Alemanno ha in mano ormai tutti gli elementi di collaborazione con il Ministro degli Interni per poterlo immediatamente fare. Ecco, ma poi ce ne sono tanti altri di fatti, pensi anche a tutte le occupazioni, gli accampamenti che sono stati eliminati, allontanati, eccetera. Poi un'altra cosa che vorrei sottolineare l'amministrazione precedente aveva dato approvazione per 37 milioni di metri cubi, una colata di cemento. 37 milioni di metri cubi, una colata di cemento enorme. Con Alemanno si è scesi credo a 5 milioni. Quindi veramente un cambiamento del modo di concepire l'urbanistica, non in modo affaristico, ma pensando realmente a ciò che serve alla città, alla sua bellezza, ai cittadini. Ecco, quindi io credo che veramente Gianni Alemanno eh, abbia forse avuto un difetto. Tutto quel che ha fatto è stato troppo impegnato a lavorare e, ha, e ha impiegato troppo poco tempo nel comunicare. Due poli noi abbiamo. Il primo polo è ovviamente il centro storico, il Vaticano e così via. Il secondo polo turistico invece ci dovrebbe, dovrebbe dipanare. Sia dovrebbero aumentare il turismo congressuale, aiutati anche dalla numero di Fuxa, Centro Congressi e così via. Il turismo golfistico. Presidente, ci sono nel mondo 50 milioni di persone che giocano a golf e 26 milioni... Girano il mondo andando a giocare, più ci sono le partecipazioni. Mi dico che sia un turismo ricchissimo e un potenziale vastissimo. E anche qui Alemanno sta tentando di portare a Roma altri turisti. Diportistico, Parche Atene e parchiventi. Sì, e aggiungo che l'ultimo rapporto che ho avuto modo di conoscere delle Nazioni Unite indica nel turismo l'attività più in espansione, perché i cittadini del mondo che gireranno appunto il mondo a scopi turistici incrementeranno nei prossimi dieci anni del 50%. Più aspettiamoci un turismo anche particolarmente ricco, nel senso che adesso sappiamo i nuovi ricchi dell'est per esempio, no? pensiamo agli indiani, pensiamo sì, ai, cinesi. ai cinesi che ancora però e quindi questo. Quindi, ecco, nel campo del turismo Alemano si è mosso per creare questo secondo polo turistico a cui accennavo prima e che dovrebbe dare senz'altro i suoi frutti, anche perché il secondo polo turistico da solo dovrebbe dare occupazione a 80.000 persone, 80.000 posti di lavoro, quindi sono tutte attività che ha svolto il, il sindaco. Per quanto riguarda la sicurezza, prima lei accennava, insomma, indubbiamente anche su questo fronte Alemano si è dato molto da fare, ma... Eh, e qui eh, ripeto quanto ha detto prima: servono delle leggi di carattere nazionale. La prostituzione per strada, Alemanno ha fatto delle ordinanze e, come lei sa. Presidente Berlusconi, le ordinanze sono state come si dice, depotenziate dalle sentenze della, della Corte. E quindi, allora, senza ordinanze, è difficile poi perseguire gli accampamenti abusivi che poi si riformano: 31.000 espulsioni che poi sono tornate indietro, e quindi è molto difficile. Quindi, ecco globalmente, lei come vede questa città di Roma? Lei che la vive. Guardi, io vedo che intanto che la città di Roma è una città dove si può uscire tranquillamente di giorno e di sera senza problemi cosa che non succede in altre grandi città italiane. Vedo, mi consenta di vedere eh, il futuro di Roma con preoccupazione se cambierà la guida, perché si avranno due anni di fermo. I problemi di una macchina municipale per la nostra capitale sono enormi. Sarebbe veramente una cosa inconcepibile buttare, ripeto, fuori dalla finestra l'esperienza di questi cinque anni alle mani dei suoi più diretti collaboratori. Quindi io mi auguro che anche i moderati che non sono andati a votare eh, nella prima tornata elettorale perché pensavano che il loro voto non fosse decisivo, questa volta vadano a votare. Vadano a votare per avere una città che funzioni possibilmente meglio. E devo anche ricordare che andando a votare per Gianni Alemanno e quindi per il popolo eh, della libertà si dà un sostegno anche forte e importante alle nostre battaglie nazionali contro l'oppressione burocratica, contro l'oppressione eh, fiscale e contro l'oppressione giudiziaria. E noi siamo tra l'altro, devo ricordarlo, in un momento straordinario della nostra vita democratica perché dopo tanti anni, dopo il 1947, per la prima volta, e sono molto orgoglioso del lavoro che ho fatto in questa direzione, siamo riusciti a mettere insieme il centro-sinistra e il centro-destra e io spero a porre fine a quella guerra fredda che ha connotato il nostro Paese per decenni. E io spero che il governo espresso da questa nuova grande maggioranza possa dare vita subito a eh, quei provvedimenti necessari per rilanciare la nostra economia, dare fiducia agli imprenditori e alle imprese, togliere la camicia di forza che la burocrazia ha messo addosso alle imprese, fare avere un po' più di fiducia alle famiglie, visto che andiamo ad abbrocare l'Imu, eccetera e dall'alto il Parlamento, con questa nuova grande maggioranza, possa finalmente arrivare a quella modernizzazione del Paese che abbiamo tentato tante volte senza riuscirci, che significa modificare l'architettura istituzionale e decisionale del Paese, dando al Primo Ministro i poteri degli altri suoi colleghi delle democrazie occidentali, e cioè di poter nominare ma anche cambiare i ministri, di poter usare eh, eh, lo strumento dell'intervento immediato il decreto legge che adesso invece non può usare di suo, di mandare un disegno di legge in Parlamento e di vederselo approvato entro 90-120 giorni da una sola Camera, possibilmente dimezzata nel numero dei parlamentari e poi che sia finalmente ridato ai cittadini. Il diritto di non vedersi un Presidente della Repubblica scelto da quattro signori segretari dei partiti in una Camera chiusa, magari di notte, come è stato sempre, e invece di poter eleggere direttamente il loro Presidente della Repubblica. C'è il sistema francese, c'è il sistema americano che funzionano benissimo con il secondo turno anche per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, io credo che sia venuto il momento di farlo. Sono, diciamo così, fiducioso che questo possa avvenire, ho molta speranza in questa direzione, ma anche l'apertura recente del Partito Democratico a questo riguardo mi consola e mi fa sperare che. Quindi io sono stato colui che ha voluto più fortissimamente di tutti questa convergenza e questo governo. E ancora oggi, e garantisco che non ci sarà nulla eh, che potrà, anche se noi riceveremo qualche fallo di troppo, non faremo, come ho già avuto modo di dire, falli di reazione, perché per noi in questo momento eh, siamo dentro uh, una situazione di grandissima importanza, direi quasi epocale per il nostro Paese. Soltanto un'ultima cosa, i sondaggi danno in forte crescita il Popolo della Libertà, 36-38, addirittura qualcuno azzarda qualche cosa di più. Eh, questo può significare un aiuto ad Alemanno nella sua battaglia per credo riconquistare il sì. Campidoglio. Sì, sì, credo di sì, credo di sì e ancora una volta io faccio appello a tutti i moderati d'Italia eh, sia che appartengono al Popolo della Libertà sia agli altri partiti moderati e se mi permette faccio appello anche a quei cittadini romani che hanno eh, votato per quel candidato indipendente eh, che ha, ha preso il 10% Martino che eh, Marchini. Eh, sì Marchini scusi Marchini no. no no Marchini lo conosco bene, so anche la famiglia? Certo, 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 che ha fatto un buon risultato la sua prima esperienza da candidato e, e, e penso che questi eh, cittadini romani che hanno votato per Marchini, quindi per un imprenditore, non possono portare il loro voto a sostegno di chi non ha mai fatto una gestione. Non ha mai stato imprenditore di nulla e quindi che questo voto possa spostarsi su Alemanno, imprenditore eh, della macchina comunale con un'esperienza, una professionalità, una competenza che sarebbe un disastro buttare alle ortiche. Una domanda adesso del rigerimento per concludere: non ha pensato che dando Allegri alla Roma forse qualche punto in più Alemanno avrebbe avuto? Non credo che questo influisca, d'altronde noi. Eh, Abbiamo un contratto in corso con Allegri. Ha capito quella domanda scherzosa? Sì, no, no, certamente. Una volta che Allegri ha dato assicurazione alla società di riconoscere i diritti della società nei confronti dell'allenatore, noi non abbiamo potuto che continuare nel nostro rapporto. Comunque grazie della vostra cortesia, direttore, e spero che... Siccome lei prima incontrandomi mi ha detto siamo qui a disturbarla, la prego, mi disturbi altre volte. <ride> grazie al grazie. Presidente Belluttoni e naturalmente grazie a tutti voi per il cortese ascolto. Buonasera.